Avrebbe tentato di uccidere a colpi di pistola il suo meccanico a causa di uno scooter mal riparato. È stato arrestato il killer con la bicicletta, autore del tentato omicidio commesso in via De Lorenzo a San Cristoforo il pomeriggio dello scorso 23 giugno. È quanto emerge dalle indagini della squadra mobile che hanno portato all'arresto del 53enne pregiudicato Alfio San Filippo. Conosciuto come un carrozzeri, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ritenuto esponente della cosca mafiosa Cappello Bonaccorsi. Avrebbe agito con premeditazione per motivi abietti e futili. Gli uomini della mobile lo hanno incastrato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza che lo hanno ripreso in sella ad una bicicletta con addosso gli stessi indumenti poi ritrovati dai poliziotti nel corso di una perquisizione domiciliare in casa dell'uomo, messi ad asciugare fuori appena lavati per cancellare ogni traccia. Le indagini hanno permesso di appurare che la mattina del 23 giugno nell'officina di riparazione motocicli della vittima si era verificata una violenta lite tra il genero di Alfio San Filippo, che vi si era recato per riparare lo scooter della moglie, e il giovane meccanico. La discussione, che verteva sulla riparazione di una forcella del motociclo, si era fatta sempre più accesa fino ad arrivare alle mani, avendo la peggio il genero di San Filippo, che aveva riportato una ferita alla testa. Lite della quale la figlia aveva informato il padre, che nel pomeriggio si era recato in officina dove, dopo aver schiaffeggiato il meccanico, aveva estratto dalla cintola una pistola esplodendo al suo indirizzo 4 colpi, uno solo dei quali è andato a segno. Dopo intensi giorni di ricerche, in cui è stata fatta terra bruciata intorno al fuggitivo, gli uomini della sezione reati contro la persona lo hanno rintracciato a Bruccoli, dove stava per costituirsi. C'è stata una bella indagine di polizia che ha coniugato aspetti di attività di indagine di tipo tradizionale che aspetti di indagine invece tecnica, un'attività che è stata coordinata sin dalle prime battute alla Procura della Repubblica, che ci ha consentito passo dopo passo di acquisire elementi che noi riteniamo gravi, che hanno permesso alla Procura l'emissione di questo provvedimento di fermo, che non è stato eseguito immediatamente perché il destinatario, che è questo pregiudicato di San Cristoforo, che si chiama San Filippo Alfio, si è dato irreperibile, violando anche le prescrizioni previste dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui era sottoposto. Per cui, dopo intensi giorni di ricerche in cui abbiamo fatto terra bruciata intorno al soggetto, grazie anche a un impegno importante della Questura attraverso varie articolazioni, le volanti dell'UPGSP, il reparto prevenzione crimine, gli equipaggi chiaramente della squadra mobile, che ha fatto uno sforzo importante. Voglio ricordare la bravura e l'impegno e il sacrificio degli uomini della sezione reati contro la persona, che sono stati coordinati dalla dottoressa Fatuzzo, che era il funzionario di turno quel giorno della squadra mobile. E al culmine di questo sforzo siamo riusciti a individuare il soggetto, che si trovava a Brucoli, nei pressi davanti la casa di reclusione, e probabilmente, anzi sicuramente, stava andando a costituirsi. Sì, c'è stata una pressione importante della squadra mobile e della questura in generale, con il coordinamento, come dicevo, della procura, che ci ha seguito passo dopo passo e che ha costruito insieme a noi tutta questa serie di tasselli che ci hanno consentito di realizzare un quadro probatorio che noi riteniamo molto forte nei suoi confronti, nei confronti dell'autore di questo tentato omicidio. Tenete conto che stiamo aspettando dei risultati di carattere tecnico, che sono gli esiti del tampon kit che abbiamo fatto sia sulla persona di San Filippo che sulla bicicletta che lui ha utilizzato per raggiungere il luogo del teatro del fatto di sangue, per ritornare presso la propria abitazione.